Venerdì 4 marzo, secondo giorno a Madrid. E niente, oggi giornata piena, ma venite con me. Visita di prima mattina, sorpresa, alla chiesa di Sant'Antonio da Padova. Allora, la chiesa di Sant'Antonio non è possibile fotografarla dentro, ma se venite a Madrid ve lo consiglio perché vale proprio la pena. Metropolitana verso l'ambasciata italiana, speriamo di arrivare pieno, assurdo. Eccoci all'ambasciata italiana, dicono che è l'ambasciata più bella di tutto il mondo, vedremo. Eccoci dentro l'ambasciata italiana di Madrid. Ecco, siamo nell'ambasciata, uno dei saloni, una cosa easy. Stavo pensando che potrebbe star bene anche a casa mia, dentro il container, questo lampadario. Allora, pausa, dopo essere stati all'ambasciata italiana, aperitivuccio così, cosa easy. Con belle presenze. Belle presenze. Che dici Fabio? Com'è questo aperitivo? Ottimo, salute ragazzi. Salute. Secondo giorno. Oh, dopo ci abbiamo tutti gli altri appuntamenti istituzionali, è solo una pausa. Ci troviamo al Parlamento Europeo, alla sede, qui a Madrid, per un incontro istituzionale. Paolo, cosa ci racconti di questo evento al Parlamento Europeo? Quindi terminato l'incontro, si ritorna in albergo probabilmente, e... anzi non probabilmente, sicuramente.